Flavio, il Meeple con la camicia, e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti faccio vedere qualche turno a architetti del regno occidentale, insieme agli amici della Fever Games e ad altri amici che si sono uniti a questa partita. Non è una partita intera, è qualche turno, ma ci sarà anche una spiegazione fatta da Emanuele della Fever Games. E poi arriveremo a fine partita e faremo anche il conteggio di punti. Se vuoi puoi cliccare in alto in descrizione per andare a vedere il video del mio parere. E in descrizione trovi anche tanti altri link utili che riguardanti questo gioco o la mia persona. Buona visione. Ed eccoci qui pronti a farti vedere una partita a architetti del regno occidentale. Allora, io sono di qua e sono il verde, poi c'è Alessandro che è il rosso, poi abbiamo Emanuele qui con il giallo, Giulio con il blu e qui al viola la dolce metà del nostro Emanuele. Adesso ci sarà una veloce spiegazione, non un vero e proprio tutorial, così per darti un'idea delle regole e poi vedremo insieme qualche turno. Allora, l'ambientazione è quella dell'era carolingia, i giocatori sono degli architetti che vogliono mantenere il proprio status di nobile e dovranno edificare vari, appunto, edifici, costruzioni e la cattedrale per entrare nelle grazie del re Carlo Magno. Allora, nel gioco ogni giocatore parte con 20 lavoratori, è un piazzamento lavoratori di base ma con alcune differenze importanti. Ognuno parte con 20 lavoratori e rientrerà durante il proprio turno, posizionerà un lavoratore in uno degli spazi disponibili e risolve direttamente l'azione. Chiaramente vince a fine partita chi farà più punti. Principalmente il metodo per fare punti sono lavorare alla cattedrale o costruire edifici. Come il turno di gioco. Allora, nel proprio turno, come ho detto, a partire dal primo giocatore, ogni giocatore piazza il proprio lavoratore in uno degli spazi disponibili. Dove sono questi semicerchi? Le regole di base sono queste. Più lavoratori ci sono in uno spazio dello stesso giocatore, più efficiente quell'azione. Questo vale per quasi tutte le azioni, ad eccezione del mercato nero, dove c'è un cerchietto un po' più piccolo. Dove ci può andare solo un lavoratore. Solo un lavoratore. Negli altri invece non c'è limite al numero di lavoratori che possono essere presenti, quindi potrebbe esserci un giallo, due blu, senza nessun limite, anche il rosso, eccetera. Quindi i principi sono più lavoratori, più efficienza nell'azione. E quindi principi, poi l'altro principio è la reputazione, il tracciato reputazione, che sarà influenzato dalle scelte dei giocatori, oltre a dare punti fino a partita, possono dare dei vantaggi durante il corso della partita. Altra cosa è il corpo di guardia, in particolare l'azione del poter catturare i lavoratori avversari. In architetti non c'è una fase in cui si recuperano i propri lavoratori, ma l'unico modo per recuperarli è riprenderli dalla prigione se qualcuno degli avversari li ha arrestati, oppure catturarli da soli. Quindi, per capire come funziona il gioco, vado a spiegare le diverse locazioni. Le più semplici sono dove si raccolgono risorse. Quindi abbiamo la miniera, la cava, l'argentiere e la foresta. Uno per ogni tipo di risorsa presente nel gioco. Quindi, andiamo a vedere la miniera. La miniera, al primo si guadagna un'argilla per ogni un'argilla più un'argilla per ogni lavoratore. Quindi al mio primo lavoratore farò due argille, al mio secondo ne farò tre e via dicendo. Ma posso anche scegliere alla miniera di fare l'oro, che è un po' più raro. Faccio un oro per ogni due lavoratori. Quindi al mio primo lavoratore non potrò prendere oro, al mio secondo posso scegliere se fare tre argille o un oro. La cava. Semplicemente si guadagna una pietra per ogni lavoratore. Quindi uno, qui ne faccio due e via dicendo. Chiaramente si contano solo i lavoratori del proprio colore. L'argentiere, una moneta per più una moneta per ogni lavoratore. Quindi il mio primo lavoratore fa due monete. Un po' come la miniera. È come la miniera per le argille. E la foresta, un legno per ogni lavoratore. E queste sono abbastanza semplici. Come vedete, il marmo, che è una delle risorse, non è presente, perché il marmo è più raro. Altra azione è questo qui. Altra azione disponibile è il mercato nero, dove sono presenti tre spazi esclusivi, quindi occupabili da un solo lavoratore. Quando mi piazzo qui, devo pagare il costo indicato. Il primo spazio è una moneta e una perdita di reputazione, due monete e una perdita di reputazione, tre monete e una perdita di reputazione sempre.
Qui è il mercato piccolo, guadagna le risorse indicate su quella carta. In questo caso un marmo e una pietra. Qui il mercato grande, due marmi, una pietra e un legno. Qui invece posso scegliere se prendere un apprendista tra gli otto visibili, gratis, o pescare 5 carte edificio e tenerne una. Sono azioni abbastanza potenti, però fanno perdere reputazione. Altra azione abbiamo il magazzino reale. Nel magazzino reale è possibile fare un'azione per ogni lavoratore. Che vuol dire azione? Le azioni disponibili inizialmente sono solo le due elencate, quindi per esempio al mio secondo lavoratore ho due azioni a disposizione. Posso scegliere di fare due volte questa azione, due volte quest'altra o una e una. In questo caso le azioni sono pagare due risorse qualsiasi tra quelle indicate per guadagnare una reputazione o spendere tre risorse qualsiasi tra quelle indicate per fare un marmo. Ma acquisendo degli apprendisti che poi vedremo, è possibile sbloccare nuove azioni per il magazzino reale. Se per esempio io ho questo commerciante, tra le mie due azioni disponibili potrei sfruttare questa, due pietre per un marmo. Quindi questo. C'è possibilità di ampliare la scelta di azioni disponibili nel magazzino reale, con il vincolo di un'azione per lavoratore presente. L'officina. Nell'officina si può scegliere tra pagare 4 monete e guadagnare e prendere uno degli apprendisti. Ogni giocatore può avere massimo 5 apprendisti. Il costo è 4, ma come vedete, due monete sono rosse e due di colore normale. Quando nel gioco vedete monete indicate rosse, queste vanno messe nel deposito tasse, sono tasse da pagare. Quindi l'officina va due monete alla riserva e due monete nel deposito tasse. Poi posso prendere uno degli apprendisti, però non posso scegliere tra tutti. Ma come indicato da queste icone, dipende da quanti lavoratori ho. Se ho un solo lavoratore, posso scegliere solo nella prima colonna. Al secondo lavoratore potrò scegliere tra questi quattro. Al terzo, fino alla terza colonna. Dal quarto in poi, fino alla quarta, Arrestano. tutte quelle che restano. Ma posso scegliere di saltare colonne pagando. Cosa vuol dire? Se io piazzo il mio primo lavoratore, potrei prendere solo qui. Ma mettiamo caso che io abbia bisogno del truffatore, posso scegliere di, io solo dalla una colonna, dalla prima posso prendere, salto il mercante, salto il mecenate e prendo il furfante, quindi mettendo una moneta su ogni apprendista che vado a saltare. Queste monete sono in più delle quattro che devo pagare. E questo ovviamente quando io prenderò questa Il carta mi prendo le monete che ci sono giocatore sopra. prenderà anche quelle monete. Queste poi vengono immediatamente rimpiazzate dal nuovo lavoratore, dal nuovo apprendista. Sempre all'officina, altra azione disponibile, oppure infatti, pescare una carta edificio. Più Più una per carta. ogni altri due, che vuol dire io ne pesco, al primo ne pesco una, al secondo ne pesco una più uno, due carte edificio. Al terzo ne pescherò sempre due, al quarto ne pesco tre. Altra azione disponibile è il deposito tasse, unica azione in cui il numero di lavoratori presenti non influenza l'effetto. Cosa succede quando vado al deposito tasse? Semplicemente guadagno tutte le monete che sono lì presenti. Però cosa mi costa? Mi costa meno 2 di reputazione. Questo è il modo, uno dei due modi più semplici per fare soldi. Ricordate che le tasse sono le monete indicate in rosso sul tabellone. Altra azione è appunto la piazza. La piazza è dove vengono catturati i lavoratori, aizzando i popolani contro gli altri architetti o i propri. La regola è è possibile fare una cattura per ogni lavoratore presente. Quindi al mio primo lavoratore potrò fare una cattura, al secondo lavoratore due catture, ma come indicata dalla simbologia, la prima cattura, per ogni cattura pago una moneta e la prima cattura è una moneta che va nelle tasse. Quindi se io faccio due catture, metto il mio secondo, potrò fare due catture, la prima pago una moneta alle tasse, la seconda pago una moneta alla riserva. Come funzionano le catture? Posso scegliere un luogo dove sono presenti dei lavoratori miei o anche degli avversari e catturare tutti i lavoratori di un colore. Quindi io piazzo il mio secondo lavoratore, faccio la prima cattura pagando la moneta nel deposito tasse e scelgo ad esempio di catturare tutti i blu dall'argentiere e li piazzo qui sulla mia plancia. Siccome un secondo, potrei fare una seconda cattura pagando una moneta, che in questo caso però va nella riserva, e catturare un gruppo di lavoratori,
di un altro colore, ma dallo stesso posto, perché siamo in 5 giocatori. Se si è in 2 o 3 giocatori, si può prendere da un altro posto, massimo 2 posti, però in 4-5 giocatori dallo stesso posto. Quindi con mia seconda cattura, catturo anche viola e li piazzo qui. Quindi la piazza è un'azione di questo tipo. È possibile catturare lavoratori da tutte le locazioni, da tutti i luoghi, che locazioni, ad eccezione di Mercato Nero, in effetti c'è Cerchietto Piccolo, e chiaramente dalla prigione, Immagino anche dalla sede delle dalla corporazioni. sede delle corporazioni, giusto, perché qui vengono depositati definitivamente. È possibile inoltre catturare i propri lavoratori. Perché, Quando come si avevi detto, non si possono non si possono riprendere i recuperare. lavoratori dal Se io padrone. scelgo, per esempio, di catturare i miei, non li piazzo qui perché non li ho catturati, ma mi tornano immediatamente disponibili. Ok. Chiaramente è possibile anche catturare dalla piazza. Quindi, continuando con l'esempio che abbiamo visto, quindi mettiamo caso che io già l'ho catturato questi lavoratori, spiego l'azione del corpo di guardia, dove ci sono possibili tipologie di azioni da fare. Posso fare un'azione per ogni lavoratore che ho. Quindi al mio primo lavoratore scelgo una di queste. Le azioni sono a far imprigionare i lavoratori che ho catturato, quindi tutti quelli che ho, non posso scegliere quali, li metto in prigione e guadagno una moneta per ogni lavoratore. Quindi questo, oltre al deposito tasse, è un altro metodo per fare soldi. Quindi in questo caso guadagnerei 5 monete. Altra cosa che posso fare è liberare i miei lavoratori dalla prigione. Quindi se invece di fare questo, posso scegliere di liberare i miei che qualcun altro aveva precedentemente arrestato. Altra azione è liberare i propri lavoratori dalla plancia di un giocatore, perché potrebbe essere che qualcuno si tenga i lavoratori avversari qui. In questo caso è più costoso perché costa 5 monete, di cui 2 sono tasse. Oppure si può prendere un debito e perdere una reputazione. Comunque meno delle tasse che paghiamo noi. Altra azione disponibile al corpo di guardia è liberarsi di un debito. Vediamo come è fatto un debito. È semplicemente questa carta che dice che a fine partita, il simbolo della bandiera indica un effetto di fine partita, si perdono 2 punti. Per ogni debito io perdo 2 punti. Il metodo per toglierli è pagare queste 6 monete, ma non solo. Quando ripago un debito, giro la carta, strappo il debito e faccio Ma non la carta. una reputazione. Non è un legacy. Questo simbolo, il fulmine, indica un Immediato. effetto immediato. Quindi nel momento in cui ripago il debito guadagno una reputazione. E facciamo un esempio pratico, un attimo, del corpo di guardia per capirlo meglio. Mettiamo caso che io abbia già due lavoratori qui e piazzo il mio terzo lavoratore e ho anche dei lavoratori arrestati e ho anche un debito. Yuhu. Piazzo il mio terzo lavoratore, quindi ho 3 azioni. Potrei vendere questi e fare 5 monete. No, vendere, Far far arrestare. arrestare. La seconda azione è liberare i miei, con la terza azione ripagare un debito. Spendendo 6 monete, di cui 3 vanno al Perfetto. deposito tasse. Due al deposito tasse. No, 3, questo è 3. ripagare un debito. Questo invece Ah. per liberare la plancia altrui. Se chiaramente volessi ripagare 2 debiti, dovrei usare 2 azioni. Quindi ogni omino mi dà un'azione. Ultima azione disponibile è la sede delle corporazioni, che è, diciamo, il metodo forse principale per fare punti. E quando si sceglie di andare qui, bisogna posizionare il proprio lavoratore disteso nelle sagome dei lavoratori. Questo Noi posizioneremo i lavoratori distesi anche sugli altri spazi azioni per praticità. sta a indicare quali sono gli spazi disponibili in base al numero di giocatori. Chiaramente in 5 giocatori tutti gli spazi sono disponibili. Questo tracciato dà anche il timer del fine partita. La partita termina quando l'ultimo spazio disponibile è occupato. Quando piazzo il mio lavoratore qui, scelgo se costruire un edificio tra quelli che ho in mano o lavorare alla cattedrale. Per costruire un edificio bisogna rispettare dei requisiti, pagare dei materiali. I requisiti sono delle maestranze che il giocatore deve avere tra i propri apprendisti. Mentre il capanno del mosaicista non richiede nessun tipo di maestranza, lo studio richiede un carpentiere e un mosaicista, che vuol dire che deve avere tra i miei apprendisti. Ecco, per esempio, il mercante mosaicista è il truffatore che ha anche il simbolo carpentiere. Non devo spenderli, devo solo averli tra i miei apprendisti. Poi devo pagare il numero di risorse indicato, in questo caso 4 pietre, 3 ori, qui 2 argille, un legno e 2 pietre.
Questo in alto a destra sono i punti vittoria che ottengo a fine partita. In basso ci sono degli effetti che possono essere immediati o di fine partita. Il capanno del mosaicista, visto il simbolo bandiera, è un effetto di fine partita, dà un punto per ogni, appunto, mosaicista tra i miei apprendisti a fine partita. Lo studio, come effetto immediato, mi dà, appena lo costruisco, pesco due carte. Come vedete, gli edifici danno punti, sono importanti. Questa è sempre la sede delle corporazioni. L'altra azione che posso fare, se scelgo di non costruire, posso lavorare alla cattedrale. Lavorare alla cattedrale mi permette di fare i punti indicati, quindi salire su questo tracciato e fare 2, 4, 7, 12 o 20 punti. Per salire devo pagare il costo indicato sul livello dove voglio arrivare. Quindi all'inizio per salire di 1 dovevo pagare 1 oro e scartare una carta edificio. È sempre previsto di scartare una carta edificio, quindi quando si va nella sede delle corporazioni l'edificio o lo devo costruire o ne scarto uno, quindi mi servirà sempre una carta edificio. Gli spazi sono limitati, questo è importante. Sono, per esempio, qui sono tre, eh. Se questi tre spazi sono occupati, gli altri due giocatori non possono salire. Questo sta anche a indicare che 20 punti solamente un giocatore potrà farli, 12 solo in due, eccetera. Quindi si può anche rimanere bloccati. Man mano il costo è crescente. Come già detto, questo è anche il timer della partita. E inoltre nei due spazi in basso a sinistra sono indicati questo simbolo che è la pulizia del mercato nero, che andiamo a spiegare. È una fase speciale del gioco che si attiva quando o quando un lavoratore viene posizionato in uno dei due spazi indicati o quando i tre spazi del mercato nero sono occupati, cioè nel momento in cui io piazzo il terzo lavoratore a chiudere il mercato nero. Ed è un'azione, soprattutto in 5, immagino abbastanza, può essere cattiva verso gli altri. Perché? Cosa succede durante la pulizia del mercato nero? È indicato in breve qui. Prima di tutto, i lavoratori presenti al mercato nero si spostano, vanno in prigione, sono arrestati, come fosse una sorta di retata. Poi si vede, ogni giocatore che ha tre o più lavoratori in prigione perde una reputazione. Indipendente, se ne hai tre o se ne hai 10, comunque ne perdi uno. E poi il giocatore con il maggior numero di lavoratori in prigione guadagna un debito. Infine si gira una nuova carta mercato nero che diventa, quindi andando a rivelare una nuova carta mercato nero piccolo e mercato grande. Qui c'è la reputazione. Come incide la reputazione nel gioco? In diversi modi. Il modo più immediato sono i punti a fine partita. In base alla posizione si possono guadagnare o perdere punti vittoria. Non essere quella persona. Inoltre, andiamo a vedere, reputazione bassa che vantaggi dà? Perché dà vantaggi e anche svantaggi. Da 4 in giù, questo simbolo sta a indicare che non si può lavorare alla cattedrale, non si è ammessi alla cattedrale. Quindi si potrà fare a sede delle corporazioni solo per fare edifici. Con reputazione 3 o 2 si paga una tassa in meno, quindi tutte le azioni che richiedono il pagamento di tasse se ne risparmia uno. Quindi qui ne paghi 2, qui ne paghi 1, eccetera. 1-0 paghi due tasse di meno. Infine, se devi perdere reputazione, sei già sulla casella numero 0, guadagni un debito per ogni reputazione che dovresti perdere. Non farlo accadere. Sulla reputazione invece positiva si fanno punti in più. Da reputazione 10 in poi non si può andare più al mercato nero. Il giocatore non può più accedere al mercato nero. Se si dovessero guadagnare punti di reputazione oltre 14, si può cancellare un debito, che è diverso dal ripagare, cioè la X indica che il debito proprio lo rimuovo, non l'ho ripagato guadagnando reputazione. Quando si ripaga il simbolo è questo della freccia. La cattedrale, queste carte qui sono le carte ricompensa, si ottiene una carta ricompensa ogni volta che si costruisce, si lavora alla cattedrale, quindi non solo ottengo punti a fine partita, ma ottengo una carta ricompensa. Ne vediamo una per esempio, questa dà una reputazione e un oro. Le carte ricompensa sono limitate, sono sempre 2 per ogni giocatore più 1, quindi 5 siamo 11 carte. Però quando termina il mazzo ricompensa, comunque lavorare alla cattedrale dà sempre una reputazione. A fine partita cosa che dà punti, oltre alle carte che danno Oh, punti a fine per partita? quando si attiva al fine partita, cioè quando l'ultimo lavoratore viene posto qui, tutti i giocatori, compreso il giocatore che è attivato alla fine partita, fanno un turno. A fine partita i punti sono indicati in basso nella plancia, quindi si ottengono la somma dei punti indicati sui propri edifici, i punti nel tracciato cattedrale, i punti sul tracciato reputazione, meno 2 per ogni debito, un punto ogni oro e un punto ogni marmo, quindi sono due risorse che danno punti, un punto ogni 10 monete.
e meno un punto per ogni due lavoratori in prigione. Quindi rimettiamo i lavoratori, gli Perfetto. apprendisti a posto. Benissimo, Togliamo quindi il pelo. Il siamo pronti coppino a che sta su iniziare. tutti i tavoli da gioco. Allora, come prima mossa io prendo un legno. Io, in base alle carte che ho, prendo un'argilla. Due. Due. Ma Déjà vu. sono due perché una più una. Io invece così, molto onestamente, prendo due Non da prova della mia plancia, mentre stavi rubando da lì. Ok, allora io prendo un omino e lo metto qui nell'officina, spendo due monete che finiscono qui nel deposito tasse, se non mi impicco con i cavi, e due monete invece finiscono in riserva e prendo questa, la prima carta, posso prendere solo questa perché ho messo un omino e qui ne entra una nuova. Taglialegna. Ok, allora io siccome sono una persona davvero sporca, vado al mercato nero, due monete nella riserva e mi prendo il E perdi una taglialegna. reputazione. Sì. Sì, scusa. Taglialegna. Questo scorre e qui Gratis, ne entra un tanto altro. divertente. Tra l'altro, la carta che ho preso Gratis, prima ho mi pagato due permette, quando monete. vado al magazzino reale, di spendere tre monete per ottenere un'argilla. Io Invece il tre. tuo ti fa. Il mio taglialegna mi permette di prendere un legno in più quando vado nella foresta. E Perfect. Giulio. Ok. quando vai nella foresta? Prendo due monete. Io, per essere coerente, riandrò nella miniera, questa volta per fare dell'oro. Loro Prego. fanno dell'oro. È un oro Un all'arancia. oro, Sì, perché c'è il colore giallo. un oro, uno, lo mettiamo qui anche noi e Due facciamo due argilline. argillozze. Io vado dall'argentiere e mi prendo due monete. Eccole qua. Io Tornate al adesso mi punto di vado a prima. fare due argille nella Come vedi, i miniera. turni sono molto molto veloci, scorrono facili facili. Io faccio questo, pago due monete a Equitalia, due a una cosa e prendo Che ti fa il fare il mecenate? mecenate? Che fa? Quando nel magazzino reale Questo è tuo. pago una pietra, guadagno una reputazione. E sei una persona male perché lo volevo io. Esci dall'accolito che Lei. quando si fa La l'azione colica? l'accolito, quando si va in Esatto. cattedrale si guadagnano due Ottimo. argille. E io andrò alla sede delle corporazioni. Spendo Addirittura, di già. un oro. Eccolo. Una carta. Scarto una carta di ficio. Eccola. E Si va in vede. fondo al mazzo. Salgo di un livello e guadagno una ricompensa, Che che sarà? sarà Eccoti due pietre e una reputazione. due pietre. Fortissimo. Diciamo che quasi tutte, se non sbaglio, la maggior parte sono tutte, una reputazione c'è sempre. Queste due pietre sono tue, io vado molto in rapidità qui e faccio anch'io un bellissimo oro arancio. Un arancioro. Allora, io mi dedico ad andare di nuovo qui. È il mio secondo lavoratore, quindi riesco ad arrivare a prendere questa. Due monete di nuovo lì nel deposito tasse, Ah, che ora è please. allettante, sono Due diventato monete rosso. in riserva e prenderò questo, che mi permette quando vado in foresta di prendere un legno in più. Vediamo chi esce. Ma il mecenate. Mecenate. Un soldo per due pietre. Un deposito tasse allettante, ma io mi vado a fare l'oro. E vattene a fare l'oro. Invece mi faccio due pietre. Argille. Argilla, perdono. Io invece. Ah, ma qualche maledetto si è preso il taglialegna. Come qualche maledetto prima si è preso quello scalpellino lì. Esatto, sì, Mecenate maledetto. che è il tipico scalpellino. Sì, infatti. Assolutamente. Ma quello è un architetto, Ah, dicono. allora, a Sono questo tutti architetti. Beh, giustamente. Del regno Occidente. Che fa del marmo The laggiù? North Sea. Sì, qui c'è un marmo vagante. Ah, era quello del setup. A questo punto vado qui e E prendo una carta. più un'altra carta perché c'è Flavio Condovini, no? No, Quindi vado non è io. amico mio. Tocca a me? Sei sicuro? Va bene. Amici, amici, mi sono rubati la bici e io vado a rubare qua. Ah, Trun meno trun due trun e perdi. trun 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 Tac. trun trun. Ciao. Sì. Attualmente, se finisse la partita, perderesti un Sei una punto persona più vittoria. brutta di Lo me, perdo tu. molto volentieri, ho 6 soldi. Vai.
Facci, facci. Allora, visto che i miei edifici sono questi, diciamo che mando un omino qui in foresta, ok? E quindi prendo un fantastico legnetto. Ma hai il taglialegna? Uno. Ma ho il taglialegna che mi permette di avere un legnetto in più. E trichete! Okay. Prego, Elena. Faccio pure il suo turno. Sembra tipo il ramo, capito? È vero? Eh sì. Io seguo Elena. Ad anche io lavorare alla cattedrale. Come prima cosa che me ne dimentico sempre, mi scarto una carta edificio. Qui. Pago un oro. E avanzo di un livello. Tic. Carta ricompensa. Due pietre e una reputazione. Ecco qua, come me. E risalgo. Via. Ah, me la tengo. Allora, invece come azione prendo moneta, quindi in questo caso prende uno più uno degli omini, quindi in questo caso tre monete. Tre monete. Vai. Dove andrò? Dove andrò? Dove andrò? A questo punto andrò... Ricordiamo che per avere queste fantastiche monete potete andare al fabbro nel vostro... quartiere, il fabbro, villaggio di fiducia. Il vostro fabbro di fiducia. Io ogni giorno non ho un fabbro di fiducia. Io andrò qui, credo sì. Pago due monete, lo dobbiamo sdraiare qui, e due monete di qua per prendermi la cospiratrice. Che fa? Risparmia una moneta, fai una cattura gratis. Ah, io dalla seconda in poi. Esatto, quando vai in piazza non devi pagare. Che mi poteva essere utile. Non ti lamentare. È arrivato il momento di cospirare, dice Emanuele. Quindi io. È un segnale che diamo. Prima che cospiriamo, io seguo la scia dell'oro. Andando qui, vado a scartare una carta fantastica. Io e te rimaniamo bloccati lì per tutte le cose. Sì, poteva essere anche molto comoda. Dove va? Sotto. Prego. Vai. E paghi scartando un oro, butti l'oro e guadagni. Questo andando sale, trucked. Capito perché ci ho dovuto spostare un mi piaceva di più. Dunk. Tre monete una reputazione, grazie. Sempre queste fantastiche monete del fabbro. Che ci faccio con tutte queste monete a fine partita? Ogni 10 fai un punto. E lo schifo. Puoi usarle. E usiamo subito. I soldi. Allora, che servono i soldi a sto gioco? Serve. Allora, io prendo, grazie al mio secondo lavoratore, tre monete. Eccole qua. Io invece, grazie al mio terzo lavoratore, posso scegliere se prendere un solo oro oppure ben quattro argille. Sì, ce ne prendo quattro. Io invece metto qui, secondo me. Mo mi si prende fastidio. Pago due moneta. Due qui e mi prendo, posso prendere fino a questo livello o di più aggiungendo monete, ma non le hai. Ma no, non le ho, quindi non le posso fare. Mi prenderò questo. Taglia pietra. Allora e allora non spogliati lo so. Come sai fare tu. Quindi decisione, l'architetto non può esso, e quindi semplicemente prendo questo, sì. E riuscirà un... Ciao! Le cennate. Avete mischiate? Le cennate delle lei. Io mi Julius, io prendo dal deposito tasse, purtroppo ogni tanto bisogna andarci, e perdo due. Di reputazione. Quattro monete. Ora con un omino qui... Lo dici un po' più a bassa voce. Con un omino qui andiamo a pagare quattro monetine, due a Equitalia e due alla banca riserva, per acquistare uno tra questi. Tu solo dalla prima colonna, sì, a meno, teoria, che, non a meno che non aggiungo i miei dobloni. Quindi, stai pieno di soldi. Che ho a bizzeffe. Ma tu dici, adesso è facile dire cosa ti prendi, invece no. Questo dice che è una monetina per due. Quando vai al magazzino è reale, al posto di quelle due azioni puoi dare una moneta per avere due lettere. Ma devi spendere un milione per prendere quella. Guarda quanti soldi c'ha. Lui è un ricco. Mi preoccupa. È un riccone. Fare due legni così, cash.
Altrimenti uno, uno, due, tre. Ok. No, no, in realtà va bene fare questo. Truffatore. Tac, nel Truffatore. momento in cui lo prendi perdi una reputazione. E poi? E Ogni poi volta che quando faccio legno prendo uno in vai. più. No, ogni volta No, che ogni vai al volta che mercato vai al mercato nero. nero prendi fisso un legno in più. No, Sì. non era quello che intendevo. Facciamo notare che abbiamo già messo pausa prima che Sì. scegliesse la E sua azione. ricominciamo con la pausa. E dopo aver messo lì faccio trickete trickete, prendo questa signorina Oh, questo è qui. forte. Vai. E chi esce? Chi esce? Pam. Altro truffatore. Un altro truffaldino. Allora, io insisto con la foresta e prendo due legno. No, Come no? ne Tre prendo tre. legno. Sì, giusto, è vero, perché c'è la, il taglialegna. Fabio deve avere una missione segreta. Chi ha più legno? Io vado alla sede delle corporazioni Ancora? e faccio un Ah, edificio. questo lo fa. Allora, vediamo i requisiti. Allora, la segheria richiede 4 argille, Nessuna maestranza, nessuna Non ho capito, che maestranza e due edificio fai, pietre. Elena? La segheria. Te lo stavo per preparare. Come effetto immediato, guadagno 4 legni, Ah, quindi questi li pago e 3 punti a fine quattro partita. legni. E 3 punti a fine partita. Io invece faccio anch'io Quattro legni. La miniera. No, Nero, e qui hai prendo. fatto quattro legni col colpo solo per poi salire lì. Certo, Mamma mia, amore. che Quindi 3. genio! No, qua non è. Giusto? Sì. E io Fortissima. inizierò la fase delle catture. Ah, Primo un grazie mille. omino, una sola cattura nel deposito tasse e prendiamo Un colore a i caso. viola da qui. Vai. Adesso, tocca a te. Occhio dove vi radunate. Vedi che sparpagliarsi non è efficace. Anche perché adesso lui può fare Però, due catture dalla prossima. Poi sparpagliarsi non è efficace, però pure concentrarsi, come abbiamo la visto, miniera, il non è saccone, il trafaloro non è efficiente, piacevole. insomma. Allora, io con un signore qui vado a fare cava, però con il mio. No, qua lo fai No! quello. Vai, Veramente! magazzino reale, te l'ho detto. Fai, vai. Magazzino C'è reale! un'azione tra questa, Magazzino reale! questa o questa. E Tu dai, una immagino che monetina utilizza. per La prendere tua due azione è pietre. Do una fortissima, perché l'hai monetina. visto? Un Perché oro fa due prendo pietre, due pietre? quella è la Una frase. moneta, faccio due pietre. È la mia volta. Io vado a fare un altro po' di monetine. Qua qualcuno si è radunato, beh. E quindi sono una e Quattro. tre. Più una. Uno, due, tre, quattro. C'è ragione. 4 monete. È un po' troppo. Vabbè, basta. Flavio mi ha stufato, Ecco. quindi è ora di catturarlo. Grazie, Quindi gentilissimi. un soldo al deposito tasse e basta. E catturo 3 omini. Mille grazie. Prego. Io Facevi Tocca a me. troppi soldi. Chiedo Ah, perdono. E prego. guarda quello lì! Ma quello ce li hanno, non c'è l'azione ruba monete. Allora, simpaticamente vado qui. Quindi, Con l'allegria di un bradipo. con l'allegria di un bradipo Un morto, quadro, ecco. ecco qui, costruisco un edificio che sarebbe la cava di argilla. Spendo 4 argille, Giustamente. un legno e guadagno 3 punti vittoria a fine E partita subito. o un marmo o un oro. Io ovviamente Subito. scelgo l'oro. Non era Solo ovvio. io non avevo quegli edifici che non avevano i Le vari archeggi, le maestranze. maestranze. Eh sì, perché li abbiamo presi tutti quanti noi. I draft, però non è detto che sono migliori. Io, Elena, mi ha rubato un'azione, mi ha dato fastidio notevole quello che hai appena fatto. E ciò mi costringerà comunque Grazie. Beh, una miniera che ti ad andare in catturerà. piazza, fare una prima cattura di blu da qui. Non ho fatto nulla. Cioè, così mi tratti? E la seconda cattura gratis, grazie alla cospiratrice, sempre dallo stesso posto di Rossi. Non ti ha Ok. lasciato niente. Pausa. Vabbè, dopo che costui mi ha catturato qui, io penso che andrò a fare un'altra mossa qui. E Aia. Quindi hai pagando una due monetina, prendo due pietre. pietrozze, E vero? un'altra Eccole qua. azione volendo. Sì, Vuoi fare la ne ho stessa un'altra o deve farne di azione. Potrei fare diverse? la Può fare anche la stessa. stessa. Ma preferisco fare la Anche perché pa, pa, pa. non vince chi ha più pietre. Esatto, brava. Tre Questo è pietre e un molto marmo? importante. No. Due pietre e una reputazione? Due pietre. No, perché devo spenderle quelle? Eh Ah, sì, ho sì, anche bello. reciproche. No, queste non voglio tenere. Pago un'altra monetina per Sono due fare monete, ho dato altre quattro quattro pietre. pietre. Perché pure lui va Grazie, in cattedrale. Gintaxe. Ci vuole la rondella.
Inizi a prendere un pochino di pietra, timidamente. Pian piano. Piano piano, con calma. Vai. Non so che fare. L'indecisione. No, perché potrei andare in cattedrale, ma dovrei giocarmi allora, la pesca unica edificio. Carta edificio. Me la rischio però. Perché ecco. Mi sa che c'è qualche ricompensa che ti fa guadagnare carte edificio. Quindi pago 4 regni. Ok, sali di un livello. Ricompensa. Scarto l'edificio. 3 monete e una reputazione. Va bene, lo stesso. Ok, io invece. Tac. Prego. Prendo ora. 4 monete. No, oro. 4 monete, okay. Tiro, perdono. Sembra l'oliano. C'è il falsificatore. Guardate qui. Io chiamo lo sceriffo. Vado in a corpo di guardia, sceglierò un'azione di queste, faccio arrestare loro e guadagno 7 monete. E mo? Fare un'azione per liberarli. Nulla di male. Li metti qui, giusto? Interessa. Però devi fare attenzione che se si resetta il mercato, per ogni omino che hai, cioè se ne hai 3 o più. O più. Quando si resetta, quando se ne è la maggioranza ancora era presto per resetta, però no, si resetta anche però se potrei. Alessandro e Flavio vanno tutti e due sì, al mercato sì. Nero. Così sì, tu prendi anche un debito, perché ce n'è la maggioranza. Potremmo farlo. Saresti davvero una brutta persona, penso che ti ribalterò il treppiedi, però va bene. Ma io penso proprio che andrò al mercato nero. Tra un po' metti pausa che devo dire un po' di parolacce. E visto che mi sento tanto tanto in vena di fare il cattivo, con mi metto qui, spendo una reputazione, va giù, grazie. 3 monete? Posso. 3 monete, prego. Quante ne vuoi? Quella era forte, quella volevo io. 2 marmi. E mi dai gentilmente 2 marmi, grazie. E un legno, una pietra. Questo ti va bene, tu vabbè, pensi il doppio di noi. Adesso sì, penso il doppio di voi, eh. Io mi incavo e prendo 2 pietre. Flavio, bella partita. Bello, raccolgo cose. So che non voglio rischiare il debito, vado al corpo di guardia e mi libero. Quanto sono stato bravo, che non ho usato il mercato nero. Bravissimo. Quindi io prenderei io il debito. Diciamo che ti avevo minacciato. Ma è tutto ripreso a video, non ti preoccupare. Qualcuno puoi fare? Io potrei chiudere il mercato nero. Quando mi prenderà a me... In caso di parità per quanto riguarda la maggioranza, 2 debiti. Tutti e 2 prendono il debito. Beh. Puoi pagare a prendere questo microfono è molto sensibile, Giulio. Eh? Questo microfono è molto sensibile. Chi lo perdono? Poi... Perdono. Ma sta ma gioca... Io qua tu non sei stato mai. Di te. No, io non sto giocando in realtà, io sto accumulando Stai cose. Accumulando. La partita finisce quando si riempie la quinta di Daldino. Quindi fra poco. Quindi cioè stiamo con un terzo di partita. Ma lo metto a mercato nero. Come chiudere, come perdere la partita? Non lo farò. Comunque se qualcuno arresta l'argentiere blu. Ma ci sto andando. C'ho 2 azioni intanto. Certo. Ciao proprio, ciao. Proprio. Ok. La paura fa 90. Dipendi? Diciamo anche. La paura fa 90. Invece chiude. Pago 2 il deposito tasse è molto invitante. 2 sì. Ma guadagno 1 dall'accolito. Mi prendo l'accolito. Carta nuova. Abbiamo l'esattore che quando ripaghi un debito prendi 2 pietre. Giustamente sì. Aspetta, effetto immediato dell'accolito. Una reputazione. Piu. Vai Alessa. Arresta quelli che fanno l'argentiere. Quindi fai quell'azione per riprenderti 2 corpo omini. Di guardia si è popolato. Molto bene, molto bene. Su tutti i singoli. Quindi tocca a me. Per farci più azione dopo. Allora, direi che è arrivato il momento di iniziare a prendere un po' di argigia. Quindi uno e uno. Sembrerebbe che da Flavio ha degli edifici giganteschi da costruire. E sto creando le fondamenta di questa città. Bene. Ok, io vado alla foresta e prendo un legno più uno perché ho il taglialegna. Ok, io invece prendo. Facciamo così, va, così si vede l'azione. O se no... Non si torna indietro. Non si torna indietro. No, vai. Vabbè, lo faccio, la pago qua, così do i soldi proprio a questo tizio. Sto deposito tasse, mo sto dicendo, troppo allettante. A questo punto prendo questa, la signorina qui, la signora.
che è la mercante. E che cosa fa la mercante? Magazzino reale, pago una moneta e guadagni subito due regni. Puoi scegliere. Incantatrice fa risparmiare una moneta al mercato nero. Però perdi una reputazione immediatamente. Yes. Pure Giulio pensa che perde. No, non perdo nulla. Regno. Io vado qui. Faccio un legno. Mesto, mesto. Vai. Mestolo. Mestolo, mestolo. Vado qui e sfrutto l'azione 2, quindi con due omini pesco prendi due carte, e te le tieni. E Flavio vince la partita. E io ovviamente vado a prendermi tante monetine. Me le passate gentilmente. E perdi due monete, due reputazioni. Yes. Che cuore, Flavio. Grazie, sono il verde. Ora, se non ci sono soldi in riserva, la colpa era mia. Allora, io vado in piazza. Aia, qualcuno alla forca. E mi prendo tre gialli e tre blu con seconda azione. Oh. Tutti se li sta arrestando. Questi li sistemo per la prossima volta che andrò in piazza. Grazie, perché a me già mi hai derubato di omini. Deflagrato. Che c'è operato di omini. Dicono che stanno bene. Stanno bene? Da Ada, okay. A casa di Ada. A casa di Ada? Ok. Tocca a me. Sì. Ada la carcerata. Dai, due pietre. Che vuoi, pietra? Due a lei, due pietre. Perché due? È un personaggio taglia più. Ah, quanto sei brava. A lei. A me? Sì. E a me direi che... quanti soldi hai? Zero. E allora mi sa che ti devo arrestare. Perché se no, dopo tu sei in difficoltà, ti ci metto ancora di più. Perché se all'argentiere sei potente, allora faccio solo un arresto. Ok, devi dare una monetina. No, no, lì sì. Sì, l'altro ce l'ho gratis. Perché c'è la cospiratrice. Vabbè, fallo. No, devo cospirare. Ci è rimasto male. Cospiri. È stata lei. Sul rosso. So dove avete parcheggiato, non dire niente. Io non me lo ricordo dove ho parcheggiato. Io anche l'accolito per coprire le... capito? Allora io faccio questa azione qua, pago una carta che metto sotto. Sali? Salgo, pagando quattro belle pietruzze. E otterrai un... Ah, tu le pietre le fai così. Tengo, cosa ottengo? Reputazione, un oro. Grazie dell'oro. Eccolo. Grazie dei fiori. È una reputazione. Grazie anche della reputazione. Gentilissimo. Vai. Queste a me rimangono qui? Sì, perché sì. Perché ci faccio? Allora io vado qui a prendere 1 più 2, 3 arduille. Non è vero, scherzavo, prenderò un oro. Immaginavo, mancava nella tua collezione. Beh. Vabbè, io vado al corpo di guardia. Due azioni. Potrei fare due azioni. Allora, la mia prima azione è sicuramente prendere 9 monete, perché sto imprigionando 9 omini. La seconda azione potrebbe essere intanto riprendere i miei omini dalla plancia di qualcuno che non ce ne sono, pagare un debito che non ho, riprendere omini in prigione che non ho, quindi basta. A posto. Prendi i soldi? Sì. Io prendo qui e prendo il 3 di Emanuele. E paghi però magari. Non lo puoi fare, quindi... Non ce l'ho. Tutto dell'argentiere. Ti taglio i fondi. Torna all'argentiere. Fai una moneta, ma la vuoi fare. Ti taglio le gomme, cioè, dai due. Ma ecco. Vi taglio le ruote del carro. Mi dai tre pietre? Non potrai pagare con le pietre i tuoi prigionieri. Io faccio la rivoluzione, Cristiano. Tu fai parte dei tagliapietre. Tagliapietre. Tocca a me. Ed è una brutta situazione. È vetro? Sì, però non tirare. Ok. Questa è la taglia. Ovviamente questi suoni. Io vado qui, ho due azioni. Una vendo, arresto quattro monete e l'altra mi libero. Signori, stiamo finendo le monete. Qualcuno spenda soldi. Giulia, mi dispiace, ma stai per prendere un debito gigantesco. Non potevo chiudere stavolta perché. Ma anche il verde prendere un debito. Vai, no, il blu, cioè io ne ho 5. Vabbè, debito deve... pure il no, il debito deve... chi ne ha di più. Chi ne ha di più prende il debito. Vai. Io potrei andare a fare un grande debito oppure fare altro. Io la prossima volta porto i dolci con dentro la cicuta. Che me ne frega. È simpatico Giulio, simpaticissimo Giulio. Io continuo ad andare di una risorsa alla volta, però boh. Vai. Vediamo se paga sta cosa. Vado qui, prendo due argille. Dai,
Flavio è tentato. No, non lo so cosa farò. No, io mi vado a salvare. Allora, per liberare devo pagare 5 monete, giusto? No, questi sono gratis. Cioè, C'hai questo c'è ragione, è vero. rimasto male. Sì, questo è vero, per Dalla riprenderli dalla plancia. plancia di un altro giocatore, quindi yao, meglio ancora. La riserva non avrà monete. Oh, assistiamo alla pulizia del mercato Io nero. vado al mercato nero. Quindi, Oh, scendo una benissimo. reputazione. Paghi una Ops, moneta. recupero la mia bandierina. Paghi una Pago moneta. una moneta. Faccio Fai un. un marmo e una pietra. Poi, Eccola. che succede? Il mercato nero si pulisce, quindi anche i miei vengono arrestati. E poi si vede. Chi ha tre o più, il blu, Che perde una simpatia. Poco reputazione. Poi, male. chi ha la maggioranza, il Il blu, blu. e farà un Un debito. debito. Che Enjoy. meraviglia. Flippa la carta del mercato nero. Yao. Ecco qua. Due marmi, due pietre, legno, Giulia, tocca a te. Mi sa che hai bisogno di soldi. E di omini anche. Il clan blu è veramente malavitoso. Visto la grande. Non dico una parola. Non dico È nulla. rimasto senza Visto che il parole. mercato nero è tornato un luogo vivibile, pago le mie tre monete. Perdi una reputazione. E mi dai ben due marmi e due pietre. Eccole. Vado in piazza e catturo il giallo. Pago una Annibale. moneta. Che va qui. Ok, Acceso, io mi caro. avventuro al mercato nero. Pago una moneta che finalmente torna in riserva. Perdo una reputazione. Adesso non posso più costruire. No, io sono il verde, non posso più costruire la cattedrale, cosa che non ho fatto assolutamente. E mi prendo un oro e un legnio. Tu questa mossa non me l'aspettavo. Va bene. Prego. Quanto ti odio. Vado qui a prendo una carta di Io invece vengo qui, mi libero tre volte i miei omini. Hai due azioni. Puoi Mi libero, cosa posso fare? ripagare Pagare un un debito, debito ma non hai non ne ho, soldi. e quindi mi libero due volte da. Ok, e questo era qualche turno a Architetti del Regno Occidentale. Come vedi è molto veloce, i turni corrono davvero davvero veloci, a parte quando si fermano lì. Non è vero, perché io metto in pausa e non se ne accorge nessuno. Che dir si voglia, insomma. Senti, io sono il mio polco la camicia. Il capo sono io che. Ok. Ed eccoci Siamo arrivati qui a 10-10. fine partita, dopo che sono stati riempiti tutti questi spazi, cosa che dà fine alla partita. Ora iniziamo a contare i punti. Partiamo allora da te. Dal giallo. Allora, prima cosa edifici. Come edifici, campanile 4 punti, studio 8, 12 punti. E ce li dobbiamo segnare da qualche Tracciato parte. cattedrale. Ho 7 punti, quindi sono 19. Sul tracciato reputazione faccio un punto, 20. Segna punti. Debiti l'ho stracciato, quindi 20. 21 perché un punto di marmo, 10 monete non le ho perché ne ho 9, 21 meno malus qui niente, quindi 21 punti. Avrei ottenuto 2 punti bonus in più grazie al campanile se fossi stato il primo giocatore nel tracciato cattedrale, cosa che non è successo. Contiamo quelli del giocatore rosso, Alessandro, vai. Vai Nord. Allora, se non sbaglio, da carte queste costruzioni sono 14, 5, 19. Cattedrale sono 12. 12, quindi fa venuto 31. Aspetta, Lì sono 0. perché perdi Faccio 2 meno. per la No, 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 non quello non sono sono io. Perdi 2 per i sotterranei. Sì. Quindi sono 31 Triste. ancora. Sempre 31. Queste E qui debiti non ne niente. ho perché l'ho Marmo ed salato. oro nulla. Nulla, Monete no. nulla, Ne ho la nulla. 31. 31, ok. Allora, io invece faccio 17 con queste carte e 6, 23. Ho poi cattedrale un tubo, poi reputazione neanche, debiti non ne ho, ho 3 punti, Quindi 26. siamo a Il 26, marmo. 27, monete niente e 27 punti. Postilla, Alessandro fa un punto per ogni Sto qui? carpentiere. No, ce l'ho io più argilla di lui. La maggior parte di argille Aspetta, Alessandro c'ha un ce punto per ogni carpentiere. l'ho. Quindi Alessandro ha 32. vinto. 32. Alessandro ha stravinto. 27, Sì. 21, Sì? 32. Allora io faccio 3 punti di Aspetta, edificio. riprendo, Vai, 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 sto andando. Ah, ok. Sì. E 20 di cattedrale, quindi stiamo a 23. 23. Reputazione 2 punti, 25. Non ho debiti, non ho ori. Un punto di soldi, 26. 26.
26 per il viola. Io invece semplicemente ho fatto solo per edifici. Sono praticamente 24 punti di edifici, ho 9 monete, ce ne vogliono 10 per avere un punto aggiuntivo, mi pare giusto. Non ho debiti perché li ho ripagati tutti. Siamo onesti. E quindi semplicemente finisco con 24 punti. Ok. E quindi vinco io! No, non è vero, io ho dimenticato di ripagare il debito. Ne ho 2 quindi. Ne ho 2. Ne ho 2. L'avrei potuto quindi ripagare. Elena però... totale? 24 pure. Sì. Ho sbagliato a fare azione. 24-24. Vince il giocatore rosso, Alessandro, con 32 punti. Beh, insomma, non è andata poi tanto male, è vero? Ok, io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata. Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti e io risponderò appena possibile. Ti ricordo che cliccando in alto in descrizione trovi il link per andare a vedere il video del mio parere e anche altri link utili. E ti ricordo che se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina, così ogni volta che pubblico un video ti rompo le scatole con dei messaggi dicendoti «Ehi, c'è un altro video!» Ok? Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.